Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sono appena tornato a casa da Milano per fare qualche giorno qua in Liguria. Sono arrivati questi due pacchi. Contengono praticamente la solita cosa, due versioni diverse, ora capirete. E diciamo che possono essere definite come parte del mio nuovo interesse. Ora capirete di cosa sto parlando. C'è già un piccolo spoiler, diciamo, nell'inquadratura. Però direi appunto di andarla ad aprire. Sonna. Sicuramente non avrete capito cosa intendo, però ora vi spiego. Questa è la prima. Ed è proprio la maglia dei Chicago Bulls di Dennis Rodman. Praticamente queste maglie qua non sono maglie originali, ovviamente, perché non ci andrei a spendere centinaia di euro per comprare delle maglie. Sono maglie che vengono dalla Cina e le ho prese su un sito che, vabbè, non mi sto a dire il nome, però sono praticamente, credo, o repliche o comunque maglie che magari erano anche originali ma hanno dei difetti, queste cose qua, immagino. Se lo sapete scrivetemelo sotto nei commenti. Comunque è proprio bella, cioè, col logo dell'Adidas, dell'NBA, la scritta e anche i loghi qua in basso della Artwood Classic, la M. Poi dopo me la provo, però cioè non pensavo così fatta bene. C'è anche proprio il cartellino della NBA. Rodman era un po' uno dei bad boy dei Detroit Pistons, che poi è passato ai Bulls, la famosa dinastia con Pippen e Michael Jordan. Quindi avrete capito cosa c'è in quest'altro pacco, visto che è la solita cosa praticamente. Prima vi faccio vedere. Questa è un'altra di quelle maglie che ho comprato, degli Atlanta Hawks di Trae Young, che ho già usato eccetera, perché mi è arrivata prima. Però vi faccio anche vedere la primissima maglia che ho comprato. Diciamo che l'avevo comprata più per moda, invece questa è per interesse. La primissima maglia che avevo comprato era intorno al 2013, credo, e è la maglia dei Celtics di Garnett. Il problema di questa maglia è che questa è originale, l'avevo comprata in negozio, l'avevo pagata tipo 55 euro, stupido. Però è una L e quindi mi è tipo enorme. Invece queste che sto prendendo ora sono delle M. Però dai, andiamo a vedere cosa c'è in quest'altro pacchetto. Cioè, lo so già in realtà cosa c'è. Si è già un po' visto. Questa maglia la volevo comprare già da un anno e qualche mese. Madonna che puzza però. Ed è proprio lei, la maglia di Giannis Antetokounmpo. La maglia dei Milwaukee Bucks è questo, appunto, lo spoiler che vi dicevo. E finalmente mi è arrivata, perché c'è stato tipo 2-3 mesi ad arrivare, non so quanto. Anche questa è proprio figa, cioè, proprio bella. Non saprei dirvi come riconoscere se originale da non originale, eccetera. Però, cioè, praticamente è uguale a questa. Proprio al tatto così. E anche l'odore è il solito. Greek Freak Giannis. Ovviamente, come vi ho detto, non sono maglie originali, quindi diciamo da un punto di vista etico non sarebbe neanche giusto comprare queste cose qua, tra virgolette, contraffatte. Però cioè, no? Questo invece è originale. Cioè, questo costa più di questa maglia qua e l'ho pagato 25 euro, per farvi capire. Scrivete sotto nei commenti se seguite l'NBA, se seguite quale squadra vi piace di più o quale giocatore vi piace di più, e soprattutto se sapete riconoscere una canotta legit da una fake, come in questo caso. Però sono contentissimo. Sono veramente euforico, perché finalmente ho la maglia di Giannis.